Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, siamo live. Direi vi vedo numerosi, quindi sono contento di avervi qui con me in questo quasi tardo pomeriggio di fine settimana. Buonasera Laura, ho visto che hai scritto in chat. E anche Ivan, buonasera, buonasera a tutti. Allora, beh, ho atteso giusto un minutino in più, giusto perché vedevo che man mano entravano sempre più persone, quindi ho, diciamo, perso quel minuto per evitare che qualcuno si perdesse i saluti. Io, appunto, approfitto ancora, perdo solo 1 o 2 minuti facendo una veloce introduzione, così nel frattempo altri hanno modo di accedere. Io spero che diversi di voi, e alcuni li vedo, avevano già seguito il nostro webinar della settimana scorsa, che è stato di giovedì, l'unico di giovedì. Tutti a partire da questo, nelle prossime settimane ne avremo altri tre, e saranno sempre di venerdì e a questo orario, quindi dalle 16 alle 17. La settimana scorsa, appunto, ci siamo dedicati al tema ricerca e sviluppo. Il tema ricerca e sviluppo è quello di cui effettivamente mi occupo direttamente io nella mia attività lavorativa. Quindi, per chi è la prima volta che si unisce a noi, mi presento velocemente. Io sono Alessandro Tassinari e sono il Digital Fabrication Expert e Computational Designer per Future Education Modena. Nella mia attività mi occupo più che altro di validazione di processi scientifici. Quindi quello che faccio è cercare di prendere contaminazioni che arrivano dal mondo della ricerca e trasportarli nel mondo educativo, in quello dell'educazione. Io vi dico, oltretutto nasco come architetto, non sono un educatore, però, grazie al supporto anche di tanti colleghi che invece fanno parte di quell'ambito, che da anni lavorano in quell'ambito, ecco che riusciamo a trovare delle traiettorie di sviluppo che sono altamente innovative. Infatti, cerchiamo di contaminare, il più possibile i nostri percorsi e di avere un approccio il più multidisciplinare possibile. Ecco, grazie Silvana, ho letto il tuo messaggio, grazie mille. Quindi adesso io direi che vado a condividere la presentazione che ho preparato per voi oggi. Perdonatemi, dobbiamo partire dall'inizio. Ecco qua. Benissimo, dovreste essere in grado di vedere perfettamente le mie slide condivise. Grazie ancora Silvana. Quindi, partendo da quello che ci siamo detti la settimana scorsa, si parlava di metodi di applicazione della ricerca da riproporre all'interno di attività che possono essere svolte a livello scolastico, in scuole potenzialmente anche di qualsiasi livello, perché dipende molto da quanto andiamo a strutturare e quanto andiamo a rendere complessi i percorsi che vogliamo ideare, che vogliamo portare a conclusione. Sono i metodi che io vi sto presentando e che in particolare andremo a vedere anche oggi, ossia questo metodo per andare a validare delle idee e dei progetti, arrivano da processi più che altro aziendali, a dire la verità, che abbiamo rimodulato e diversificato per ricalarli in un ambito
scolastico. Quindi partendo da quello che ci siamo detti la volta scorsa, dove abbiamo capito come progettare, quanto progettare sia importante per dare, per dare un vero valore e portare la progettazione per dare dei risultati ad un livello ovviamente maggiore, più strutturato rispetto ad altre attività che invece sono più leggere, più giocose, se vogliamo. Abbiamo visto quanto sia importante avere metodo e avere sotto controllo i passaggi che si stanno svolgendo. Quello di cui appunto il webinar di oggi si intitola Progettare, misurare e imparare. Il nostro obiettivo infatti è sempre quello di imparare dai processi che noi sviluppiamo e ovviamente da qualsiasi risultato che otteniamo, che sia questo positivo o negativo rispetto alle assunzioni che abbiamo ideato all'inizio del nostro percorso. Quindi faccio un piccolo passettino avanti. Noi oggi cercheremo di andare a capire come validare idee di ricerca e sviluppo nell'ambito della didattica e cercheremo di risponderci a delle domande. Ormai avrete capito che a me piace cercare di pormi delle domande all'inizio e cercare poi di dargli una risposta. Quindi le domande a cui cercheremo di rispondere oggi sono le seguenti. È possibile utilizzare un metodo che dia una validazione ovviamente scientifica nel dimostrare un progetto di ricerca e sviluppo? E questo ovviamente deve essere declinato anche all'interno di un percorso, un processo educativo. Quindi è possibile fare questa cosa? E ancora, possiamo dare delle indicazioni per educare ad un metodo progettuale che abbia una base scientifica o quantomeno misurabile effettivamente? Quindi tutto quello che è misurabile effettivamente prevede poi quello che è un processo scientifico. E quindi riusciamo a basarci su quello che è un metodo di ricerca a base scientifica? Lo scopriamo insieme. Altra piccola slide introduttiva. Questo webinar fa parte di un percorso chiamato dal Making R&D Education. Non è un caso questo titolo. Infatti, quello che vogliamo fare con questo piccolo percorso di webinar è staccare il più possibile quello che è una visione di maker all'interno delle scuole e dare piuttosto un'impronta più appunto di ricerca e sviluppo e scientifica. Questo non tanto perché non ci piace il mondo dei maker, ma piuttosto è più che altro una questione di metodo, appunto. È una questione di metodo perché noi vogliamo impostare un metodo che dia, che abbia sotto controllo il percorso che si sta svolgendo e che si sappia esattamente dove si sta andando, qual è il percorso che si sta facendo, e ovviamente non vogliamo navigare bendati, vogliamo navigare, magari c'è un po' di nebbia, però insomma dobbiamo essere in grado di seguire il più possibile la corretta direzione. Oggi siamo al 27 novembre, quindi vedete abbiamo smarcato l'incontro della settimana scorsa dove abbiamo visto gli strumenti del laboratorio. Oggi cerchiamo di sviluppare un metodo che poi andremo a declinare sulle prossime due lezioni che saranno che si svilupperanno più che altro attorno a due tecnologie molto apprezzate in questo periodo storico, che sono la stampa 3D e la robotica collaborativa. Vedremo come sviluppare queste due tecnologie in un percorso educativo. Quindi obiettivo di oggi sarà ricavare riscontri, lo vedete evidenziato o meglio sottolineato nel testo, ricavare riscontri relativi a un caso di studio. E il caso di studio effettivamente potrete sceglierlo voi o potranno sceglierlo quelli che sono i vostri studenti. Quindi alla fine di tutto questo percorso ci porremo un'ultima domanda e sarà la domanda che in realtà non avrà mai una vera e propria risposta, meglio una risposta ce la daremo ma sarà iterativa. Cioè abbiamo imparato qualcosa dal nostro esperimento, dal percorso che abbiamo fatto? Quindi fatta questo grande cappello entriamo direi
più in merito della nostra chiacchierata di questa sera. Riprendiamo dei concetti fondamentali dalla settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo visto qual è la differenza tra l'utilizzare un processo, la progettazione e la tecnologia. Queste che di solito in un modo, cioè involontariamente, vengono mischiate e spesso non trovano esattamente una loro collocazione all'interno di un processo di sviluppo di un progetto se non ben strutturato. Quindi abbiamo visto come un processo, l'ambito processo contiene al suo interno tutta una serie di strumenti, e questi strumenti sono un metodo di ricerca, una scelta di strumenti, quindi una capacità di scegliere gli strumenti da usare, una pianificazione dell'attività, cioè il saper correttamente pianificarle e sapere in che modo vanno messe una in fila dietro l'altra. Un altro ambito, il secondo ambito, è quello della progettazione, e credo che già la settimana scorsa vi abbia stressati a sufficienza, ma continuerò a farlo, quindi se mi seguirete sarà perché probabilmente sarete d'accordo con me. E il fatto è che la progettazione è probabilmente il tema più importante in ambito ricerca e sviluppo, perché viene ancora prima di tutto quello che riguarda la tecnologia vera e propria. Saper progettare significa saper scegliere un processo, saper scegliere un modello, un software, un macchinario, una tecnologia vera e propria, saper coinvolgere anche le persone giuste all'interno che lavorino poi a quel progetto. Quindi la progettazione, saper progettare, è qualcosa che è estremamente centrale, e intorno a quello ruotano tutta una serie di strumenti da usare. Quindi abbiamo strumenti di prototipazione, strumenti di progetto, quindi che rispondono, ognuno di questi strumenti rispondono poi ad una di queste domande, alle domande che vedete scritte qui. Abbiamo poi ovviamente strumenti di tecnologie, e quello che la tecnologia è un altro grande ambito, il nostro terzo grande ambito, e la tecnologia riguarda tutto quello, tutti quegli strumenti che potremmo dire sono anche un po' più fisici, ad esempio macchinari, strumenti manuali, ma riguardano anche strumenti che non sono fisici ma digitali, ad esempio software. Quindi in quest'ultimo gruppo troviamo tutto quello che quella lista della spesa, quella valigetta degli attrezzi che ogni volta dobbiamo essere in grado di aprire, ma dobbiamo anche essere in grado di riconoscere quali sono gli strumenti che più ci tornano utili a seconda del problema che abbiamo da risolvere. Detto questo, recuperiamo appunto una piccola distinzione e una categorizzazione di due soggetti. I due soggetti che vedevamo sono quello del maker e quello del ricercatore. Il maker, se ricordate, sto andando avanti involontariamente con le slide, eccolo qui, il maker è un soggetto che spesso ha fretta di agire e progetta in modo limitato e a volte anche in modo un po' scoordinato, però appunto il bello di essere un maker è che ti diverti un sacco, ti diverti tanto perché hai tempo da mettere mani direttamente sulle macchine, sei curioso, ti metti immediatamente in gioco. E invece, quando si parla del ricercatore, spesso si ha una visione un po' più noiosa di questo, del soggetto stesso. Chiaramente, ecco, Silvana ci dice non scoordinato ma creativo. Mi piace molto questa visione. E quindi, ok, possiamo dire che non è scoordinato ma creativo. Quando invece parliamo dell'ambito del ricercatore, di solito si ha una visione un po' più noiosa di questa dell'attività vera e propria del ricercatore, anche se in realtà alla fine possiamo trovare dei forti collegamenti con l'ambito maker, di fatto, perché le differenze tra un maker e un ricercatore sono relativamente poche, ma sono molto, molto importanti, in quanto in realtà il ricercatore appunto pianifica e tiene traccia del suo lavoro,
grande attività del ricercatore è quella di pianificare e raccogliere informazioni. E poi spende tantissimo tempo a progettare, quindi spende meno tempo nel mettere direttamente mano sul problema, ma progetta e pianifica per bene la sua attività. E ovviamente poi anche lui si diverte tanto. Di fatto però spende più tempo nel progettare in una fase preliminare, in modo da fare dei passi che siano un po' più strutturati e che siano più in un certo senso ragionati e più calmierati. Quindi ci soffermiamo sull'ambito che a noi interessa, e a noi interessa l'ambito della ricerca, e quindi cerchiamo di darci un metodo di ricerca che non sia ovviamente noioso e che non ci dia solamente l'idea di cercare informazioni e di scrivere, prendere appunti, ma cercheremo di farlo anche in un modo molto veloce e in un modo leggero e che faccia muovere molto velocemente le informazioni nella testa. Quindi vediamo quello che è il metodo scientifico che abbiamo visto la settimana scorsa. Da qui partiamo a vedere invece l'ambito preciso nel preciso di oggi. Quindi vedevamo che l'attività scientifica solitamente si muove su tre grandi stadi, che sono un primo stadio, ossia quello dell'osservazione. E all'interno di questo stadio avviene quella che è l'individuazione di un problema. Quindi si cerca di capire effettivamente da cosa scaturisce un problema o da cosa deriva una necessità. Appunto, un problema potrebbe anche essere una necessità. In seguito avviene poi una fase di studio, chiaramente. Quindi cerchiamo di ipotizzare una prima soluzione, magari ne ipotizziamo più di una, e poi ne scegliamo una e su quella andiamo poi a strutturare il nostro percorso. Quindi ne scegliamo una di soluzioni, cerchiamo di verificare una previsione rispetto a quello che potrebbe essere il risultato che ci aspettiamo. Quindi facciamo a tutti gli effetti delle previsioni. Da qui andiamo a sperimentare. Effettivamente usciamo di casa, andiamo in laboratorio, facciamo quello che dobbiamo fare, oppure se dobbiamo incontrare delle persone, dobbiamo fare delle domande, delle interviste. Questa è una fase di vera e propria sperimentazione. Dopodiché raccogliamo dei dati, perché è fondamentale raccogliere informazioni riguardo quello che stiamo sperimentando, e di fatto stiamo cercando di capire se che cosa pensano le altre persone, magari altri i nostri colleghi, altri ricercatori, di quello che stiamo facendo, e se pensano che quello che stiamo facendo abbia delle incongruenze rispetto al problema individuato o meno, e questi dati in seguito vanno analizzati. Ed è fondamentale analizzare correttamente i dati, saper ricordare da dove partiamo e avere sempre in mente dove vogliamo arrivare. Intanto leggo una domanda di Luisa. Sì, e ti confermo che sì, è stata predisposta una classroom, una Google Classroom, dove caricherò a fine di questo pomeriggio le slide, e potremo eventualmente poi continuare la nostra conversazione. Se avete altre domande, mi raccomando, sentitevi liberi pure di scrivere o di interagire insieme a me, come sta facendo anche Silvana, in modo molto divertente. Almeno, insomma, riduciamo la distanza che purtroppo ci è imposta dal digitale. Quindi, siamo arrivati alla fase finale della fase di studio, l'analisi dei dati. Bisogna analizzare i dati, questo è fondamentale ed è quasi scontato, ma bisogna anche analizzarli nel modo corretto, perché se sbagliamo a fare un'analisi di dati,
potenzialmente sbagliamo a capire se poi l'ipotesi che avevamo effettuato all'inizio del nostro percorso è confermata o meno. Quindi arriviamo a questa conclusione dove abbiamo doppia strada. L'ipotesi è confermata, bene, sia un avanzamento di progetto. Questo non significa che abbiamo finito di lavorare, perché il lavoro del ricercatore è iterativo, quindi continua a migliorarsi costantemente. Quindi se è un avanzamento, questo significa che è come se avessimo un grande puzzle da completare, abbiamo messo un primo tassellino e dobbiamo trovare un altro tassellino da inserire. E quindi dobbiamo prendere un'altra ipotesi di soluzione e ripercorrere questo percorso. Se invece la nostra ipotesi non è stata confermata, questo non è un grosso problema. Abbiamo comunque scoperto qualcosa che è molto importante, perché questa è la scoperta ed è appunto l'attività di ricerca che funziona così. E da questa ipotesi non confermata torniamo in modo iterativo, anche in questo caso, a ripercorrere la strada che abbiamo delineato. Quindi vediamo che alla fine non si arriva mai ad una fine, non si arriva mai ad un punto, alla conclusione di questa maratona. È una maratona costante dove per tanti piccoli step si vincono delle piccole medaglie, ma c'è sempre un forte margine di miglioramento all'interno di tutto questo lavoro. Adesso entriamo nel merito del metodo di cui vi voglio parlare oggi. È un metodo utilizzato per imparare sempre. Che cosa significa imparare dall'attività che andiamo a svolgere? E di fatto noi andiamo a cercare di trasformare delle idee in un risultato, in quello che potrebbe essere anche un prodotto o un servizio, se vogliamo vederlo in un'ottica un po' più business, se vogliamo, perché questo metodo può essere sfruttato anche in ambito business completamente. Le idee sviluppate ci generano dei feedback e dei dati che noi raccogliamo e sfruttiamo per dare ancora più forza alla nostra idea, al nostro progetto, al nostro prodotto. Quindi li vedete delineati in questo piccolo schemino. Di fatto, quindi quello che facciamo è raggruppare più informazioni possibili. Ecco qua, qui in questa piccola grafica è raggruppato tutto quello che voglio dirvi oggi. E attorno a questo adesso ci lavoreremo un po'. Vedete che abbiamo un processo che si rincorre, è un cane che si morde la coda, si gira e corre su se stesso in questo caso. Partiamo dalla parte superiore. Abbiamo un piccolo tassellino che è chiamato idea. Questo è il primo step, il primo tassellino da cui dobbiamo partire nella nostra attività. Di fatto, per andare a delineare una strada di sviluppo, che sia per un progetto, che sia per l'ideazione di un prodotto, che sia per validare magari un'assunzione scientifica che avviene all'interno di un laboratorio, bisogna sempre partire da quella che è un'idea, quindi l'idea di progetto. Qual è l'idea di progetto? E in che modo possiamo passare allo step successivo, che è il progettarla? Beh, chiaramente, come prima cosa, dobbiamo avere perfettamente sotto controllo e più chiara possibile l'idea iniziale. Successivamente si passa ad una fase di progettazione, e adesso tra qualche minuto andiamo poi a vedere nel dettaglio e vi spiego meglio ognuno di questi passaggi. Abbiamo una fase di progettazione, quindi cerchiamo di rendere questa idea più tangibile possibile utilizzando strumenti, e sfociamo in quello che è un prodotto che può essere un concept, può essere un prototipo banalmente,
Il prodotto di fatto deve essere realizzato nel più breve tempo possibile e usando meno risorse possibili. Per risorse ovviamente intendo tempo, intendo denaro, intendo anche risorse umane, insomma, strumentazioni. Quindi strumentazioni, potenzialmente dovremmo usare quello che ci è dato a disposizione senza fare grandi sforzi. Abbiamo poi una fase chiamata misurare, quindi una fase operativa dove dobbiamo raccogliere tanti dati, raccogliere tante informazioni che poi dobbiamo andare a misurare. Appunto abbiamo poi la fase di dati, quindi questi dati dobbiamo effettivamente estrapolarli, metterli in fila e dargli una classificata, dargli importanza. Ci sono dati che sono più importanti di altri, ci sono risposte che magari ad un sondaggio sono più pertinenti o meno pertinenti, bisogna essere in grado di riconoscerle e di metterle in fila. E infine arriviamo nell'ultimo step, che è quello dell'imparare. Noi impariamo e capiamo se la nostra assunzione iniziale è stata validata o no. Cosa significa? Significa che capiamo se l'ipotesi fatta all'inizio è congrua rispetto a quello che ci aspettavamo o meno. In ogni caso, appunto, quest'ultimo step è chiamato imparare. È chiamato imparare perché in un caso o nell'altro stiamo capendo qualcosa in più sul nostro progetto e sull'idea iniziale, ma anche sul problema che stiamo cercando di risolvere. Quindi, di fatto, se l'idea è validata, bene, possiamo fare un passo avanti in più. Se non è validata, bene, abbiamo comunque fatto un passo avanti in più. Ora cerchiamo di chiarire ancora di più questa cosa. Per aiutarci in questo processo, quindi nel processo che abbiamo visto nello schema che adesso andremo a recuperare, è sufficiente fare un piccolo sforzo e pensare in grande, ma iniziare sempre dalle parti più semplici, iniziare in piccolo. Quindi tendenzialmente per approcciare un problema o per cercare di andare a risolvere un problema, ovviamente cerchiamo di porci delle domande e cerchiamo di dargli una risposta. E queste risposte sono le nostre ipotesi che dobbiamo poi andare appunto a validare. Per però essere il più precisi possibile su qual è il problema che vogliamo risolvere o qual è il risultato che vogliamo ottenere, è necessario sforzarsi di porsi delle grandi domande, delle domande che sono potenzialmente ancora più grandi di noi stessi, porsi dei quesiti che non siamo in grado di sicuramente di risolvere e che non ci sentiamo in grado di risolvere. Quindi porsi grandi domande ci aiuta ad allargare una visione, ad allargare anche, a guardare un po' più in là rispetto a quello che invece sarebbe il problema che noi vediamo in modo molto chiaro. È sempre molto importante avere una visione il più larga possibile e inserire all'interno dei nostri ragionamenti iniziali più ragionamenti e più ipotesi possibili. Come appunto scrivevo qui, da grandi domande deriva un grande senso di responsabilità e questo è probabilmente anche il motivo per cui scatta una sorta di scintilla che ci permette poi di perseguire il nostro obiettivo fino ad arrivare alla vera grande risoluzione. Noi dobbiamo trovare alla fine delle soluzioni reali, delle soluzioni fisiche, delle soluzioni che siano effettivamente applicabili nel mondo, nel nostro mondo, nel mondo d'oggi o in un mondo leggermente futuro. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare ovviamente la tecnologia, ma di domare la tecnologia, non di subirla. Quindi dobbiamo essere in grado di utilizzare il più possibile gli strumenti che ci vengono forniti e questi strumenti ci aiuteranno sicuramente ad arrivare alla fine del nostro percorso. Quindi, ora qui io vi butto lì qualche idea, o meglio, non qualche idea, ma qualche,
qualche piccolo, vi do qualche piccolo spunto sulle domande che possiamo farci per dare un'entità un po' più materica su quella che è la nostra idea iniziale. Quindi qui stiamo ragionando sul primo step del grafico che vedevamo poco fa. Quindi, idea. Quelli che vedete qua sono tanti piccoli post-it. E ora, appunto, io ve lo racconto anche in questo modo, non posso purtroppo farvelo vedere, però immaginate di avere un grande cartellone sul tavolo che raggruppa quello schema che su cui è stampato, quello schema che vi facevo vedere poco fa. E noi ora andiamo, ci focalizziamo sul primo step, sullo step idea, e andiamo a posizionare con una lista di post-it le domande che ci facciamo. Questa è un'attività che possiamo fare in completa autonomia. Mi dici Silvana che si vede il ratone con le... ma si possono vedere ingrandite. Le vedete piccole? Cerco eventualmente un modo, anche se qui non vedo grandi altre possibilità per farvi vedere le slide più grandi. Mi sa che cercherò una soluzione eventualmente per la prossima presentazione, direi, perché altrimenti ora non riuscirei poi ad arrivare a conclusione in tempo. Quindi Silvana, in ogni caso, grazie per avermi segnalato questa cosa. In ogni caso, ripeto, queste slide saranno caricate nella Google Classroom, quindi potenzialmente potrete poi tornare ovviamente a rivederle. Se si vede piccolo, in ogni caso, vi leggo io cosa c'è scritto all'interno di ognuno di questi post-it verdi. Una possibile domanda è la seguente: può la mia idea avere un impatto su un alto numero di persone? Quindi andare a impattare potenzialmente quello che c'è scritto nel secondo post-it, la vita di milioni di persone. Posso cambiare la vita a milioni di persone e non solamente ad un gruppo ristretto, magari alle persone che mi sono più vicine. E poi ancora, come posso dare una svolta radicale in un determinato ambito della nostra società? Può l'idea essere un punto di riferimento per altri progetti similari? Quali sono i benefici dell'idea? Esistono soggetti che agiscono nello stesso ambito del progetto, quindi potenziali partner o soggetti da cui prendere spunto, ovviamente. Quali risultati avrà l'idea sulla società? Quindi anche qui si parla di impatto e non in un piccolo ambito. Come si svilupperà successivamente l'idea? La terremo sotto controllo oppure entrerà nelle mani di qualcun altro e sarà sviluppata, avrà ulteriore sviluppo, magari attraverso una community in rete? Potrà l'idea avere uno sviluppo futuro e migliorare la vita alle persone? E può l'idea dare il via a nuove opportunità di sviluppo della società? Ecco, queste sono domande chiaramente molto grandi. Se dovessi darvi delle dimensioni, insomma, sono dei grandi, non sono dei palloncini, ma sono delle mongolfiere queste domande, perché non è, oggettivamente è molto difficile dare delle risposte a queste domande, però in fase iniziale, quando stiamo cercando di definire l'idea e di vagare con la mente per definire dei margini, è bene sempre spaziare molto. È bene spaziare molto e poi cercare di passare ad uno step successivo. Quindi partendo dalle idee, dalla lista di idee, dalla lista di domande che ci siamo fatte, dobbiamo poi passare ad una fase un po' più operativa. Dobbiamo passare alla fase di progetto. E per passare alla fase di progetto è necessario selezionare alcune di queste domande. Chiaramente andiamo magari a scartare le domande che sono meno pertinenti e cerchiamo invece di raggrupparle, di creare dei cluster che, che vadano a
Scusatemi, bevo un goccio d'acqua. Ok, il bello della diretta. Appunto, partendo da ognuno di questi cluster, andiamo a sceglierne uno e passiamo alla fase di progettazione, alla fase successiva. Perché è importante definire anche dei cluster? Perché comunque dobbiamo focalizzarci in un solo piccolo ambito. Non è possibile cercare di dare subito una soluzione a un problema enorme. Dobbiamo cercare di calarci su una singola piccola assunzione. Quindi passiamo poi alla fase di progetto. Ecco qui. Quindi una volta che avviene la fase di progetto, quindi effettivamente ci rendiamo operativi e diventiamo dei maker, quindi iniziamo a scegliere gli strumenti, iniziamo a scegliere i software, iniziamo a scegliere dei collaboratori, definiamo il luogo dove dobbiamo lavorare, insomma facciamo tutte queste attività di pianificazione, di progettazione, appunto passiamo attraverso questi filtri che sono il filtro di processo, il filtro di progetto e il filtro di tecnologia e arriviamo alla definizione di un prodotto. Quindi ci siamo attivati, ci siamo sforzati anche e abbiamo ottenuto quello che è un oggetto, comunque abbiamo delineato quello che per noi potrebbe essere una soluzione, o meglio la soluzione, alle nostre idee iniziali. Il prodotto risponde ad una serie di requisiti. I requisiti sono numerosi, qui ne ho elencati solamente alcuni, sono requisiti di utilizzo, requisiti di soddisfazione per le persone o la risposta a delle necessità e quindi delle soluzioni, dare delle soluzioni alle persone o a un problema. E poi il prodotto potrebbe anche avviare dei processi ulteriori, potrebbe creare delle complicazioni e queste sono tutte cose che riguardano nello specifico il prodotto del nostro progetto. E il prodotto potrebbe anche creare degli imprevisti e questi noi dobbiamo il più possibile prevederli. Chiaramente, partendo poi partendo sempre da queste categorie di risultati e da questi ambiti che scaturiscono dal nostro prodotto, questi fanno parte delle informazioni che noi dobbiamo andare a raccogliere. Quindi siamo nella fase ora di misurazione. Dobbiamo misurare qual è l'utilizzo, ossia potremmo chiederci qual è l'utilizzo che fanno le persone del nostro progetto, del nostro prodotto, oppure come viene utilizzato il nostro prodotto. Le persone sono soddisfatte del nostro prodotto oppure noi siamo soddisfatti dei risultati che può dare il nostro prodotto? E ancora, quali sono le soluzioni offerte dal nostro prodotto? Quali sono i problemi che risolve effettivamente il prodotto dove siamo arrivati? Rispetto a quest'ultima domanda che vi ho proposto, non è scontato pensare che il risultato della fase di progettazione può non essere congruente rispetto alle assunzioni fatte in precedenza, perché poi ovviamente in fase di progettazione scaturiscono necessità anche diverse e questo chiaramente o anche limitazioni di vero e proprio progetto, quindi non è sempre scontato che le assunzioni o meglio che il prodotto risponda alle assunzioni, alle ipotesi fatte inizialmente. E di questo bisogna essere più consci possibile. Poi, quali processi avvia il mio prodotto? E quali sono le complicazioni che ne derivano? Magari sto ideando un nuovo macchinario, però questo macchinario al momento
è molto dispendioso a livello energetico e questa è una complicazione e magari non l'avevo neanche previsto e quindi ricade anche nella categoria degli imprevisti. Abbiamo poi anche numerose altre categorie, quindi ovviamente ad ogni progetto corrispondono delle sue caratteristiche che noi dobbiamo sempre misurare. Dobbiamo misurare e dobbiamo raccogliere, o meglio, estrapolare i dati che poi ci servono per passare alla fase finale, ossia imparare e ritornare alla nostra idea iniziale. Quindi da queste categorie, che sono in questo caso l'utilizzo, la soddisfazione, le soluzioni, le complicazioni, gli imprevisti o i processi, analizziamo le informazioni, estrapoliamo dei dati e capiamo se la nostra idea, la nostra soluzione iniziale è validata o meno. Quindi ritorniamo poi alla fase iniziale, ritorniamo a quella che è l'idea e proseguiamo con il nostro processo iterativo. Quindi torniamo a prendere in considerazione una nuova assunzione, magari modifichiamo quella che non abbiamo validato ora in modo da rimodularla e rifare il processo per validarla, oppure se era validata possiamo dire che quella la consideriamo buona e proseguiamo con un'altra assunzione. Ora, sempre per aiutarvi un pelo in più, ho anche cercato di aggiungere qualche grafichetta giusto per darvi anche un'idea maggiore su come dovrebbe avvenire questo processo, perché io mi immagino e anche voi dovete riuscire a immaginarvi un processo molto leggero, non deve essere estremamente dispendioso e faticoso. Quindi di fatto vedete, nella fase di idea io vi propongo di utilizzare dei post-it. Prendiamo un bel plico di post-it, anche di più colorazioni volendo, in modo che ogni colore corrisponda ad una, già magari ad una prima categorizzazione delle domande che ci facciamo, e poniamoci le domande che dicevamo prima. Quindi ad ogni post-it corrisponde una delle grandi domande che ci poniamo e li posizioniamo nell'ambito idea. Non c'è un limite, attenzione, più sono potenzialmente meglio è. Poi passiamo alla fase di progettazione, quindi dobbiamo progettare, prendiamo uno o qualcuno in più dei post-it che abbiamo utilizzato prima, ci focalizziamo su quelli e iniziamo a ideare quello che è il processo di realizzazione del nostro prodotto. Quindi qui vedete, insomma, iniziamo a disegnare, ci aiutiamo con degli schizzi, ci aiutiamo con le conoscenze che già abbiamo. Successivamente arriviamo quindi a quella che è la definizione di un prodotto. Vedete, per quanto prima in fase di progetto avevamo schizzato magari quello che era un giunto con dei tubi, in fase di prodotto iniziamo a scegliere in modo un po' più, molto più preciso, non un po' più preciso, ma insomma abbiamo le idee parecchio più chiare. Insomma, ci serve un tubo cilindrico, quindi a forma a sezione circolare, oppure ci serve un tubo a sezione triangolare, oppure un po' schiacciato o a sezione variabile. Ecco, se dovessimo fare un progetto di, non so, un prodotto, e quindi un progetto di product design, per dire, un telaio per una bicicletta, dico la prima cosa che mi viene in mente perché vedo dei tubi e quindi questo mi si riconduce alla costruzione del telaio di una bicicletta, ecco, questa è la fase, diciamo, siamo in fase di progettazione, iniziamo a ragionare quali sono i diametri migliori di tubo da usare, ma in fase di prodotto li abbiamo scelti e abbiamo cercato di realizzarlo quel prodotto, abbiamo realizzato un prototipo quantomeno semifunzionante. Questo prototipo noi dobbiamo farlo vedere a delle persone, dobbiamo farlo vedere dei nostri colleghi, dobbiamo farlo provare, dobbiamo testarlo, quindi dobbiamo fare una fase di test e misurare questi test e quindi prendiamo informazioni. Raccogliamo tante informazioni più possibile, nel modo più possibile precise. Una volta che abbiamo raccolto le informazioni, ecco qui,
cerchiamo di estrapolarne dei dati e di misurare, non voglio usare la stessa parola di prima, ma di dargli un'importanza e di capire, rispetto alle informazioni che abbiamo estrapolato, quali sono i risultati del nostro percorso. E quindi abbiamo imparato qualcosa. E cosa abbiamo imparato? Di nuovo, aiutiamoci con dei post-it. Non stiamo tanto a utilizzare delle procedure estremamente, estremamente complicate. Prendiamo un foglio di carta oppure usiamo dei post-it, scriviamole cercando di essere il più concisi possibili. Cosa abbiamo imparato? Funziona il nostro progetto oppure no? Il tubo doveva essere più grande, più piccolo, però comunque magari sulla bicicletta, la bicicletta potrebbe essere un po' più ergonomica, però per chi è alto 1,60 m va bene, per chi è alto 1,80 m no. Quindi, e non è un cattivo risultato, anzi, è un ottimo risultato. Insomma, capiamo che il prodotto ideato magari corrisponde all'idea iniziale, oppure invece scopriamo che nessuno vuole andare in bicicletta e noi, cavolo, avevamo pensato che tutti volessero andare in bicicletta, invece no, tutti vogliono andare in scooter oppure vogliono andare in skateboard, per dire. Quindi i tubi non ci servono più, ci serve una tavola in legno. Ed è qui che appunto con questi ultimi post-it noi segniamo queste soluzioni, questi input, o meglio questi output che derivano da questo processo, e li riportiamo nella fase iniziale e ripartiamo con questo processo iterativo. Vedete qui uno schemino, anche qui estremamente semplice, di quello che è l'MVP, quindi quello che è chiamato Minimum Viable Product. Quindi cosa significa? Un po' l'esempio che vi ho fatto ora. Noi cerchiamo di trovare una strada che sia il più semplice possibile per andare a strutturare poi qualcosa di più complesso. Quindi cos'è il prodotto minimo utilizzabile? Vedete, qui si dice non è un MVP una ruota che poi diventa un carro con quattro ruote, non è neanche un carter per un'automobile e non è neanche un'automobile nella fase finale. Questo non è un processo, non è esattamente un processo che vogliamo realizzare, perché è composta da dei step molto, molto ristretti tra di loro. Una ruota è solamente una ruota, non ci faccio niente solamente con una ruota. Devo fare molta più fatica per arrivare a fare successivamente l'intero carro dell'automobile e poi mettergli sopra la lamiera e poi renderla effettivamente un'automobile. Invece è molto diverso vederla come nella seconda riga, ossia ho bisogno di spostarmi più velocemente da un luogo all'altro. Il modo più economico per farlo è probabilmente usare uno skateboard inizialmente. Quindi io potrei ideare e iniziare a risolvere il problema. Il problema è andare più veloci da un posto all'altro. Inizio con lo skateboard, mi costa un centinaio di euro. La fase successiva potrebbe essere il monopattino elettrico, mi costa 200-300 euro. Però intanto ho già fatto, inizio a fare meno fatica, mettiamola così. Successivamente, il passaggio successivo sarebbe la bicicletta, perché sì, magari la compro elettrica, magari invece devo pedalare, però comunque sono più veloce rispetto a quello che è il monopattino. E ancora, poi lo scooter o la motocicletta, quindi di fatto sono ancora più veloce, faccio ancora meno fatica. E infine l'automobile, quindi questo è il processo che noi dobbiamo cercare di instaurare. Mettere tanti piccoli tasselli uno dietro l'altro che vanno effettivamente poi a definire quello che è il progetto finale e che è la visione che avevamo in fase iniziale. Quindi cerchiamo sempre di imparare e di validare quelle che sono le idee che ci e le domande che ci poniamo. Io qui, ecco, cercavo appunto di riassumere quindi il percorso che vi ho mostrato nelle slide precedenti. Appunto, per validare un'idea si intende eseguire un percorso che ne dimostri, che ci dimostri nel modo più chiaro possibile se l'idea presa in considerazione è vera, cioè se è valida.
che l'idea che abbiamo appunto tenuto in considerazione, se è vero o falsa, non ci importa, perché, lo ribadisco, in ogni caso andiamo a capire e a imparare un qualcosa. E noi impariamo dal processo, dall'intero processo che abbiamo svolto, che, ripeto, deve essere un processo il più veloce e il più leggero possibile, il più semplice possibile. L'importante è quello di avere sempre dei risultati evidenti e non basarsi su delle nostre ipotesi o su quello che noi ci immaginiamo possa accadere. Dobbiamo sempre avere, dati alla mano, quello che è un risultato. Quindi, ora io cercherei anche di darvi infine un esempio di uso didattico di questo processo di validazione da fare in gruppo. Quindi possiamo raccogliere una classe di studenti e dividerla in tanti piccoli gruppetti, potrebbero essere da 3, 4, 5 persone, e dare ad ognuno o lo stesso problema da risolvere o ognuno potrebbe scegliere il suo problema da risolvere. Quindi io questo cerco anche di incentivarlo, a dire la verità, perché chiaramente sappiamo come lavorare in gruppo attivi una serie di dinamiche, una serie di dinamiche che riguardano la sfida, la collaborazione, e ognuno mette al suo interno una propria visione e un proprio apporto al progetto, quindi ne scaturiscono sempre dei prodotti, dei progetti molto interessanti e molto variegati. In che modo possiamo svolgere questa attività? Come più o meno come già vi ho fatto vedere prima. Quindi per lavorare in gruppo dobbiamo avere sempre una strategia di controllo. Il gruppo deve essere ben controllato, deve essere anche in grado di autocontrollarsi. Quindi è necessario sempre dare degli obiettivi ben chiari e delle attività ben definite. E dobbiamo lavorare con strumenti il più possibile veloci e leggeri. Quindi io consiglio tantissimi post-it, lavagne, dei modelli preimpostati dove magari possiamo appunto usarli come Canva e quindi andare ad attaccare i post-it sopra oppure prendere degli appunti. Però ecco, il tema qui è quello di essere il più liberi possibili, senza stare tanto a seguire degli schemi stringenti. E poi, fondamentale, avere i minuti contati. Ogni attività deve avere una scadenza temporale il più possibile limitata, perché se siamo sotto stress e abbiamo un tempo limitato, arriviamo più velocemente a dei risultati e questo, insomma, ovviamente è scientificamente provato. Quindi, come fare? Il primo step, cioè quello dell'idea, viene suddiviso in tante piccole, in attività più piccole, quindi ipotizzando un'ora di attività, un'ora di lavoro da dedicare all'attività di idea, quindi dedichiamo 5 minuti alla presentazione della sfida, quindi ipotizziamo di dover dedicare di dover dare a tutti la stessa sfida e per 5 minuti la presentiamo e rispondiamo a quelle che sono magari delle domande, cerchiamo di chiarirla il più possibile. In altri 5 minuti definiamo quelli che sono i gruppi di lavoro, suddividiamo i ragazzi in gruppi, gli diamo 15 minuti di lavoro in autonomia, quindi ogni soggetto lavora da solo con i suoi post-it, sta nel suo piccolo mondo ma spazia con la mente e scrive le grandi domande di cui avevamo parlato già prima. Scrive le domande e le posiziona sul suo muro o sul suo banco o sulla sua scrivania. Successivamente abbiamo 30 minuti di condivisione col gruppo, quindi il gruppo inizia a lavorare insieme e va a raccontare le proprie idee, va a raccontare cosa si è immaginato. Questo è molto importante perché chiaramente avviene una vera e propria contaminazione tra le varie idee. E infine ci sono 5 minuti di conclusione, definizione, di sviluppo, quindi solamente 5 minuti di quei post-it si suddividono, si dividono in categorie e si sceglie qual è lo sviluppo da portare avanti nel progetto. Successivamente si passa alla fase di progettazione, quindi è necessaria
una fase un po' più rilassata, dove ci si prende tempo per progettare, e poi ci si ritrova per fare la fase di prodotto. Quindi sempre 5 minuti e si fa una divisione del team in sottogruppi, se il team è abbastanza numeroso, si fa un'analisi che, o meglio, si definisce qual è l'analisi che ogni gruppo deve eseguire sul progetto, e viene eseguita poi quella che è la raccolta di dati, e questa è la fase ovviamente più prolungata, quindi si raccolgono più informazioni possibili su quello che è stato il progetto e su quello che è appunto il prodotto che è stato definito e che si ha sott'occhio in questa fase. Infine abbiamo sempre 10 minuti di condivisione con l'intero gruppo, e qui chiaramente si condividono i dati che di spicco, e si inizia a fare quella che è l'analisi di dati, anche in questo caso 60 minuti. Siamo nell'ultima fase, è quella fase in cui noi vogliamo imparare, quindi vogliamo tirare corto e capire, abbiamo validato o no la nostra idea. Quindi abbiamo sempre all'interno di 60 minuti, all'interno di un'ora, abbiamo 10 minuti di suddivisione dei dati raccolti in grandi categorie, abbiamo 30 minuti di elaborazione e valutazione di metriche, quindi dobbiamo appunto saper definire una metrica, saper valutare quanto un dato è più importante rispetto agli altri. Abbiamo poi 10 minuti di preparazione di materiale grafico e dimostrativo, perché ovviamente dovremo poi avere un output, dovremo poi dimostrare, avere su un foglio un piccolo grafichetto oppure una relazione anche più strutturata con più grafici, con più disegni, per dimostrare se, l'idea è stata validata o meno, e per ovviamente dimostrare che abbiamo dei dati strutturati. E quindi 10 minuti soli per avere una redazione di conclusioni, delle conclusioni che abbiamo ottenuto. Il processo conclude qui, quindi vedete, abbiamo tre step che sono quello di idea, prodotto e dati, che sono quelli dove si lavora in gruppo e si cerca di ridurre, di comprimere il più possibile l'attività, perché è necessario ridurre di fatto l'effort dedicato a questi processi, mentre invece a quello di progettazione, di misurazione e di validazione o meno, quindi l'imparare, il capire, ovviamente possiamo dedicare più tempo, possiamo prenderci il nostro tempo per maturare le nostre convinzioni. Io qui quindi ho chiuso, diciamo, il metodo che io vi propongo, e l'attività che vi consiglio e che vi propongo di utilizzare è proprio quella che vi ho mostrato poco fa. Vi ricordo sempre che questa suddivisione, anche questo schema, lo ritroverete nella Google Classroom. Quindi chiudo questo webinar di stasera ricordandovi alcune attività sviluppate da FEM e che tengono conto chiaramente di questi processi. Alcune qui elenco quelle imminenti e quelle su cui siamo in fase conclusiva ora, su cui stiamo lavorando. Sono attività di robotica e problem solving, quindi cerchiamo di definire una serie di problemi di logica da risolvere interagendo con un robot collaborativo. E quello che vogliamo fare è anche rendere possibile questa attività a distanza, ovviamente, viste le necessità di adesso. I ragazzi potranno collegarsi dalla rete, da casa propria, direttamente qui in FEM, con il nostro robot. Magari nelle prossime volte, non la prossima, ma nel quarto webinar, appunto, visto che si dedica proprio sulla robotica collaborativa, ve lo farò anche vedere, vi farò vedere in che modo, come funziona questo interessante oggettivo. Dopodiché un'altra attività su cui stiamo lavorando è quella della matematica computazionale, quindi cerchiamo di rendere tangibile, di rendere visibile la matematica, per quanto la matematica sia sempre un qualcosa di molto di difficilmente visibile, a meno che non si tratti di geometria descrittiva, per dire, quindi ci si mette lì sul foglio di carta a disegnare, a risolvere dei problemi di trigonometria e a disegnare quelli che sono i vettori nello spazio. Insomma, matematica computazionale significa scrivere un codice e visualizzarlo a schermo sul computer.
E qui chiaramente questo ci permette di andare a visualizzare molte informazioni riguardo a delle funzioni matematiche, dei problemi di matematica. Abbiamo poi infine un altro percorso, quello di design circolare, che si declina in ambito più progettuale, e quindi l'idea qui è quella di utilizzare dei modelli di progettazione che tengano sempre in conto l'impatto che un oggetto ha sull'ambiente o che un servizio ha sull'ambiente. Quindi abbiamo anche smarcato, vedete, evidenziato il webinar di oggi. Spero che sia stato sicuramente di interesse, quantomeno, e spero anche di ricevere poi dei feedback da parte vostra per capire se queste attività siete riusciti a proporle ai vostri ragazzi e per sapere com'è andata banalmente. Oltre a questo, io chiaramente vi ricordo le prossime attività, quindi abbiamo la prossima settimana, ci vedremo e parleremo di stampa 3D, cercheremo di capire come usare questa tecnologia per insegnare effettivamente, per dargli più valore rispetto a quello che magari è solamente il realizzare un piccolo oggetto, realizzare piccoli oggetti senza però essere completamente consci di cosa accade intorno a quello strumento. Quindi la stampante 3D per noi sarà uno strumento da usare in modo molto preciso. Stesso modo robotica collaborativa, e poi avremo sempre una fase finale in tema design circolare, perché oggi più che mai è importante avere una visione di ecologia e di circolarità su tutto quello che ideiamo e su tutte le idee che ci passano per la testa. Quindi direi che, ecco, vi invito inoltre ad andare potenzialmente sul sito web di FEM. A questo indirizzo trovate tutti i webinar che stiamo offrendo in queste settimane, andremo avanti ovviamente anche in tutti i prossimi mesi. E infine, appunto, vi ringrazio molto per l'attenzione, per essere stati qui e anche per avermi iscritto e per i ringraziamenti che state scrivendo ora. Vi ringrazio molto. E appunto, ancora l'invito è quello di seguirci e di seguirmi in realtà e di venire a condividere qualcosa insieme a me nella Google Classroom. Direi che qui possiamo concludere, abbiamo sforato giusto di qualche piccolo minuto, ma insomma abbiamo anche iniziato leggermente più tardi. Grazie molto a tutti e ci rivediamo la prossima settimana. Buona serata e buon weekend.